Una visita che, oltre al valore simbolico, vuole dare concretezza alla presenza dello Stato in un territorio che ha bisogno di un'attenzione particolare da parte delle autorità di sicurezza. Io quello che posso assicurare è che la Polizia di Stato, sempre, così come le altre forze di polizia, continueranno in un'opera di contrasto, in un'opera attenta, vicino ai cittadini onesti, per stare vicino ai cittadini onesti e per riuscire a garantire a tutti le condizioni di sicurezza, e poi sicurezza significa libertà. L'arrivo in città del capo della polizia Lamberto Giannini segue di pochi giorni l'allarme della direzione investigativa antimafia sulla cosiddetta società foggiana, definita emergenza nazionale. Giannini ha presieduto alla cerimonia in onore dei caduti della Polizia di Stato, nel corso della commemorazione l'inaugurazione di una stele e l'intitolazione, sempre alla memoria dei caduti, del piazzale cittadino. Il capo della polizia ha poi tenuto a battesimo la nuova sala crisi multimediale della questura, dedicata alle guardie di pubblica sicurezza Nicola Fumarulo e Antonio Gentile, morti nell'adempimento del dovere. Il valore della memoria come pietra miliare del futuro, per non abbassare la guardia. Certamente territori come quello di Foggia saranno presi in debita considerazione.